Ciao e bentornato su un nuovo episodio del podcast di Impar la Fotografia. Prima di tutto mi devo scusare con chi mi segue continuamente settimana dopo settimana perché questi ultimi periodi il podcast ha un po' rallentato la frequenza di uscita. Questo è dovuto dal fatto che sono stato super impegnato sia personalmente, anche con un piccolo weekend con la febbre, ma anche dovuto al fatto che sto lavorando molto intensamente alla stesura del libro Il viaggio del fotografo. Il libro Il viaggio del fotografo è il riassunto del primo anno di podcast, quindi con tutte le informazioni che abbiamo elaborato dal primo episodio fino all'80esimo, organizzate in modo da poterci guidare in un viaggio ipotetico del fotografo dove scopriamo la bellezza che abbiamo in noi stessi e quindi che vogliamo esprimere e la bellezza che possiamo trovare all'esterno di noi che quindi possiamo catturare per fare delle fotografie che emozionano chi le guarda ma soprattutto chi le scatta. Un libro quindi pieno di consigli sia filosofici su come approcciarsi alla fotografia e come trovare il modo per approfittare della fotografia in ogni momento e tanti altri consigli anche tecnici per imparare a guardare la luce, i colori, le geometrie, insomma tutto quello che ci circonda con l'occhio del fotografo. Bene, quindi se siete interessati a comprare, quindi a preordinare in questo momento il libro, vi rimando al link che lascio sulle descrizioni di questo podcast, ma anche a tutti i link che saranno messi su Telegram, Facebook, il sito www.imparalafotografia.com, dove potrete trovare il link per preordinare questo libro e soprattutto con il codice compleanno avere uno sconto del 30% sul prezzo finale. Bene, ma entriamo nel vivo del podcast di oggi e andiamo ad introdurre quello che è il tema. Il tema è come utilizzare e in quali casi utilizzare il flash. Se siete come me, molto spesso avete preferito fotografare con luce naturale semplicemente perché non sapete come utilizzare il flash. Il flash infatti è uno degli oggetti che è più amato dai fotografi ma anche il più odiato per la difficoltà di utilizzo proprio nei differenti casi. Infatti molto spesso ci troviamo a voler fotografare ed anche utilizzare il flash ma non abbiamo il tempo, la pazienza o la conoscenza per sfruttarlo al meglio. Prima di passare ad analizzare le specifiche tecniche di come utilizzarlo però io mi sono fatto un'altra domanda, mi sono fatto quando utilizzarlo. Perché saper utilizzare il flash necessita prima di tutto la conoscenza di quando possiamo utilizzarlo. Quando ci troviamo a fare fotografie con il flash, specialmente se siamo alle prime armi, abbiamo che il risultato della fotografia è sicuramente scarso e la fotografia sarà rovinata. Il primo motivo per il quale questo avviene è che utilizziamo il flash pop-up della nostra fotocamera. Il flash pop-up della fotocamera è quel flash che si alza quando noi scattiamo in quantità ridotte di luci, che ci permette di salvare la situazione quando non abbiamo altri metodi per illuminare la nostra scena. Questo flash però ha molti limiti perché le sue impostazioni non sono regolabili, quindi andiamo a fotografare come la fotocamera sceglie di illuminare la nostra situazione. E se abbiamo capito come gestire la nostra luce, capiamo e sappiamo che non è che la luce è sempre la stessa e abbiamo sempre bisogno delle stesse impostazioni, ma varie condizioni nelle quali ci troviamo richiedono impostazioni differenti di luce per illuminare la nostra scena. Quindi il flash pop-up è un utile strumento per salvare una situazione estrema, ma solitamente non è quello più adatto per fare fotografie, diciamo, artistiche o che comunque vogliono ricevere e raggiungere un certo risultato. Quindi, abbandonando il flash pop-up, possiamo andare ad utilizzare un flash distaccato dalla nostra macchina fotografica, che sono quelli che noi possiamo comprare ovunque, che si aggiungono sulla macchina fotografica o che si possono mettere tramite un treppiede o a dare ad un nostro assistente per illuminare la scena. Questo flash è chiamato esterno e può essere attivato tramite un trigger, quindi tramite un piccolo oggettino che mettiamo sulla nostra fotocamera che invia un impulso di attivazione, oppure può essere attaccato alla nostra fotocamera e quindi scattare con le stesse modalità di attivazione del nostro flash pop-up attaccato alla fotocamera.
Molto velocemente possiamo dire che il flash esterno, quindi, ci permette di impostare la lunghezza della focale con la quale stiamo fotografando, ma anche l'intensità della luce. Possiamo andare da un'intensità 1 a 1, che quindi è la stessa intensità della luce che abbiamo al momento, fino a ridurre questa intensità fino a un 124esimo. Significa che abbiamo una intensità di luce molto più bassa rispetto a quella naturale, che ci aiuterà nei differenti casi che vedremo durante questo podcast. Abbandoniamo però gli aspetti tecnici e iniziamo ad analizzare quando abbiamo bisogno di un flash. E iniziamo con il primo caso. Il primo caso, anche quello più semplice, è quando siamo in mancanza di luce e vogliamo illuminare la nostra scena. Quindi utilizziamo il nostro flash per aumentare la quantità di luce e quindi permetterci di andare ad utilizzare magari dei tempi di esposizione più bassi o dei diaframmi più chiusi per andare ad immortalare la scena che vogliamo. Il caso più semplice che abbiamo in mente è il giorno del compleanno. Siamo all'interno della nostra casa, la luce che abbiamo è molto ridotta perché quella delle lampadine non ci illumina la nostra situazione, utilizziamo il nostro flash per illuminare i nostri parenti. La soluzione qual è? Che abbiamo tutti con gli occhi da vampiro. Il flash sparato diretto negli occhi crea uno strano effetto nella nostra retina che riflette una luce rossa che abbiamo il tipico esempio di occhi rossi. Quindi andare a lavorare con il flash può essere complicato anche in casi così semplici come la nostra festa di compleanno. Per evitare proprio questi occhi da vampiro possiamo utilizzare alcune tecniche. La più semplice è quella di utilizzare il flash con la luce di rimbalzo, cioè non puntare il flash direttamente negli occhi dei nostri invitati, ma farlo rimbalzare su una delle pareti della nostra stanza. Possiamo quindi decidere, in base alla nostra conoscenza e anche voglia di gestire la luce, di far rimbalzare il nostro flash sulla parte superiore del nostro tetto per poi andare ad illuminare la scena, o sui nostri muri laterali per andare a illuminare la scena lateralmente, o in altri modi che sono più o meno creativi. In questi primi due casi quindi abbiamo utilizzato il flash per andare ad aggiungere luminosità in una zona o in un momento nel quale la luminosità era scarsa. Possiamo utilizzare anche il flash in un'altra occasione, quando la luminosità è molto forte, ma solo in una zona della nostra fotografia. Immaginiamoci ad esempio mentre facciamo un ritratto a mezzogiorno, dove la parte destra della nostra modella è fortemente illuminata dal sole, ma la parte sinistra ad esempio rimane buia. Possiamo utilizzare il flash per ridurre questo contrasto tra le due parti, andando ad illuminare la parte buia e riducendo quindi la transizione dalla luce al buio all'interno della nostra fotocamera. Questo implica che noi sappiamo la quantità di luce che vogliamo utilizzare proprio per illuminare la parte buia del volto e soprattutto sappiamo utilizzarla per il nostro scopo. Questo tipo di tecnica viene chiamata tecnica di luce di riempimento o fill-in, e quindi andiamo a riempire quello che è il vuoto della luce con una fonte artificiale che ci permette di rendere l'immagine più armoniosa. Un altro stesso metodo di riempimento può essere utilizzato quando facciamo fotografie in controluce. Chi di voi ha provato a fotografare in controluce ha visto che se ci mettiamo di fronte ad un tramonto e la nostra modella davanti a noi, avremo un'esposizione corretta sul tramonto, ma la modella sarà completamente buia. Allora in questo caso un piccolo tocco di flash ci può permettere di illuminare la nostra modella o modello per andare a illuminare il volto, ma mantenere anche una corretta esposizione di quello che è il tramonto che abbiamo dietro di noi. Un ultimo utilizzo molto divertente del flash è quello che si usa per congelare il movimento. Quando facciamo fotografie a lunga esposizione, abbiamo che il nostro otturatore rimane aperto per lungo tempo e possiamo andare ad utilizzare questa caratteristica e soprattutto il flash per congelare il momento. Immaginiamoci vogliamo fare una foto dove passa una macchina di fronte a noi, abbiamo le scie che vengono tirate lunghe all'interno della nostra composizione, ma vogliamo anche metterci un nostro amico che magari fa qualcosa di strano. Allora, se facciamo questo tipo di ragionamento, mettiamo magari dei tempi lunghi di esposizione, 5 secondi, e durante questa lunga esposizione facciamo una lampada di flash sul nostro amico che passa, andremo a illuminare
correttamente il nostro amico, quindi congelarlo in una situazione e poi farlo sparire dalla nostra inquadratura e continuare con la macchina che passa e lascia la scia. Quindi l'utilizzo del flash può essere utilizzato in mille modi creativi. L'importante è quello di sapere come utilizzarlo e quando utilizzarlo. E poi potremmo andare a sviluppare tutte le tecniche, tutti i dettagli tecnici per imparare a gestire al meglio questo aiuto, questo nuovo sole che ci illumina durante la nostra fotografia creativa. Bene, questo episodio finisce qua, spero di esservi stato utile per capire come utilizzare il flash, soprattutto avervi dato voglia di giocare con esso. Io stamattina ho giocato con la macrofotografia, è stato divertentissimo, quindi non fatevi mettere paura da questo strumento che ipoteticamente sembra difficile, ma che ci può aiutare in un modo molto forte nello sviluppo delle nostre volontà creative, ed iniziate a giocare con il flash fin da oggi, magari partendo proprio dal flash pop-up e vedendo quante fotografie vengono brutte fino a che non impariamo a saperlo utilizzare bene. Vi ricordo che potete seguire il podcast ed iscrivervi alla newsletter andando su www.imparalafotografia.com, far parte del gruppo Facebook Impara la Fotografia, dove ci stiamo come sempre divertendo tantissimo e riceviamo tantissimi consigli. Soprattutto se siete appassionati di light painting, c'è Bruno, Paola, Elena, Mauro, tantissimi che stanno parlando di questo tipo di argomento. E potete raggiungermi anche su Instagram, su Telegram, cercando Riccardo Pedica Foto o Impara la Fotografia. Se poi questo episodio ti è piaciuto particolarmente, puoi anche lasciarmi una recensione in una delle tante piattaforme di ascolto dei podcast. Ricordo di nuovo che se vuoi avere il riassunto di tutto quello che abbiamo detto nel primo anno di Impara la Fotografia, puoi prenotare il libro seguendo il link in questo episodio e ricevere tutte le informazioni che abbiamo condiviso insieme ad altri 700 fotografi che si vogliono divertire ed imparare la fotografia in modo facile, veloce e divertente. Per oggi è tutto, ci sentiamo al prossimo episodio, un ciao da Riccardo!